C'è il cambio? Buongiorno. 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 Allora, il detenuto deve essere sempre controllato a vista. E uno di voi deve stare nella stanza. L'altro può sorvegliare lui nel corridoio. D'accordo. Non può conferire con nessuno eccetto la moglie, che ha il permesso del giudice. Non va al gabinetto, usa la padella. Mi raccomando, anche la moglie, se ha delle borse o dei sacchetti, deve essere controllata rigorosamente. Ok. Scusi, ma qual è il sorvegliato? Perché io lì ne vedo due. Quello laggiù in fondo è detenuto, questo a destra è un vecchio che sta molto male. Sta molto male, va bene. Allora noi sorvegliamo quello in fondo. Beh, buona giornata. Grazie. Arrivederci. Altrettanto. Mazza, è colorito. Verde bottiglia. Poraccio. Buongiorno. Piacere. Ragazzi, mi tirate un po' su, per favore. Noi? Se potrà? Ma penso che sì, che mai c'è? Venga. Va bene? Ok? Grazie, grazie. Prego, prego. Sei figuri. È incredibile. Che? È incredibile come voi rassomigliate al mio povero figlio morto. Aie. Guarda. Ho visto, sapete, vi toccate. Perché, che ho fatto? Voi siete un filone. Beh, insomma. Io non vi vorrei mai avversare negli affari. Ma non esageriamo. Ecco quegli occhietti furbi che tenete. Mi sa che avete sbagliato carriera. Ma forse è meglio così. Il mondo degli affari, a certi livelli, è spietato. Guardate come hanno ridotto un povero galantuomo come a me, la cui unica colpa è di essere stato troppo generoso, altruista e creato nuovi posti di lavoro. Capita. Ne so qualche cosa io. Una volta per avere una pizzeria con un amico mio, ho certi casini con i permessi. Zitto. E che ho detto? I nemici sono tanti, ma per fortuna io c'ho ancora qualche amico. È potente. Scusi, commendatore, che per caso conosce pure qualcuno al Ministero della Pubblica Istruzione? Ma che c'entra? Che bisogno c'è? No, pensavo... Ma non possiamo parlare! No, pensavo... Siamo carabinieri, non lo vuoi capire? Va bene, non ti arrabbiare, pensavo... A Rita, no? Una raccomandazione al Ministero, tante volte, dico... Va capito. Un carattere un po' difficile, il collega, È un po' scattoso, ma buono. Quanto guadagnate al mese? Quando si tratta, non so se mangiato, ricordo, siamo carabinieri, Ma sta offrendo la moglie, pare brutto. Su, ragazzi, prendetene ancora. No, signore, non possiamo, non possiamo proprio. Noi non stiamo mangiando, ha capito? Non possiamo. Caviale o salmone? Su. Non direi mai. Tempo. A sto punto salmone, signora, perché a me il caviale con quei palline mi si inceppa sempre tra i denti. Pure a me. Signora, scusi, se potrebbe fare un tentativo? Come viene uno strato di caviale e uno strato di salmone? Beh, si fa una prova. Oh, si fa la prova. Che male, via. No, viene una bomba. Però, Marie, ma io, lo sai che ti dico? Secondo me è una gran brava persona. Ma pure secondo me. Secondo me hanno messo in mezzo, non è stata colpa tua. C'ha la faccia da buono. Pulita. Ragazzo? Sì, dica. Ragazzo. Ho un dolore alla cervicale, mi date per favore una sistemata ai cuscini? Prego, commendatore, si figuri, venga. Ecco, gli metto a posto il cuscino. Grazie. C'è il cambio, spingiti, c'è il cambio. C'è il cambio, dai. Grazie. Che turno fate? Che turno fate? Domani non lo sappiamo, non dipende da noi. No, ce lo dicono in caserma. Non lo possiamo sapere. O segui, signore. Ci dispiace per il salmone, sarà un'altra volta. Levatevi il righe. Come prima giornata di lavoro è andata bene, no? Possiamo fare molto meglio, però, Sì? Sì. Lo sai che io al limite mi sono pure divertito? Aspetta. Che? C'ho una cosa in tasca. E chi me l'ha messa? Che? Non lo so. Soldi! Il sorvegliato, l'immortacci sua. Ma l'immortacci tua? Ma l'immortacci mia di chi? Se te l'ha dati a te, significa che la faccia del corrotto ce l'hai te. Spiano. Come mai non me l'ha dati a me? Com'è sto fatto? Perché sono andato lì prima io e lui mi ha detto, ragazzo, mi tiri su. Io per tirarlo su, io sono capitato con la tasca a un millimetro e se vede che in quel momento me l'ha infilata in tasca. Io adesso conto fino a tre. Se tu al tre non gliel'hai riportati, io a te te denuncio, Uno. Piano. Due. Due e mezzo. Sì, due, tre quarti e tre. Vai. Ma che gli riporto che ci sono gli altri colleghi? È gravissima sta cosa, lo sai? E a me lo dici?
Qua finimo in carcere. Zitto, che sta avvenicente. Accidenti a me. No, ammetta quando sto con te. Te posso in abbazzato, incosciente. Zitto. Buongiorno. Ma che ci vogliamo far sentire da tutti? Che li devi riportare. Ma certo che glieli riporto. Ma fammi farmi interrogare, ci vogliamo mettere d'accordo. Ma guarda tu che guaio. E adesso? Non è che possiamo sbattergli i soldi in faccia così. Dobbiamo trovare un sistema per ridarglieli. Ma a sto punto famo una cosa. Famo un pensiero alla moglie, un piatto d'argento, una cornice. Hai un'idea? Un bel mazzo dei fiori. Un mazzo? No, una brochure. Una brochure? Una brochure... E poi, casomai il resto ce lo teniamo, no? No! No, dico che c'è il resto, lasciateci dormire! Dormite? Sì, ho capito. Oh, ma che c'è dell'insonnia stanotte? A quest'ora stanno ancora svegli. A sto punto famo una cosa, famo gli ambaglia. Bravo, sì. E sulla ricevuta ci scriviamo vostri affezionatissimi carabinieri, Spada Marina e Sperandio Glauco. Che ci vogliamo far scoprire? Che lasciamo le tracce? A proposito delle tracce. Che? Che? Ah, sì, aspetta un attimo. Ci hai lasciato le impronte qua sopra, ti sei contato 20 volte. No. Come no? No. C'avevo i guanti. I guanti? Non c'avevi i guanti? Non ce l'avevo? No. Già, non ce l'avevo. E vabbè, ma quelle le impronte si levano. Se levano? E come se levano? Se levano. Da retta a me. Buongiorno. Buongiorno. Verso mezzogiorno verrà l'avvocato che ha l'autorizzazione. In ogni caso, controllate i documenti. Ok. Sì, andate tranquilli, non c'è problema. Allora glieli ridai tu. Ma che glieli do io? Beh, perché ce l'ha dato... Che è? Andava a Pier morto. Chi è morto? È vecchio. Qua? Ma va. C'ha avuto una crisi cardiaca. A ridaglie. Blocco renale. Lo dicevo che a noi non ci hanno detto. Vabbè, ma a noi che ci importa del morto? A noi ci interessa quell'altro, scusa. Vabbè, allora torniamo al discorso di prima. No, dicevo, siccome me li ha dati, ma simbolicamente, perché ce l'ha dati a tutti e due. Simbolicamente? Ma che significa simbolicamente? Significa tutte e due, e tutte e due glieli dobbiamo ridare, dai, va. Sì, insieme, moglie. Sì, insieme, me. Va, va. Un nome in salute. Ah, scusa. Fai il segno d'acqua. E beh, ricordi. Dai, andiamo, va. Dai, che dai le idee, ce le idee. Attimo. Commendatore? Commendatore De Salvo? A me mi pare che dormi. E svegliamo o no? E se si incazza? E se si incazza, si scherza, eh? Vabbè. Commendatore? Siamo noi. Noi abbiamo capito il suo gesto, però per noi è un po' offensivo. Non possiamo. Si metta nei nostri panni, nella nostra posizione. Quindi... E quindi... Noi gli ridiamo la busta e la mettiamo sotto al cuscino, va ecco. Bene? Ci ha sentito, commendatore? Dai, Commendatore? Scusi, Ma porca puttana! Cacchi! Il morto! E allora? È vivo! I portantini! Mannaggia la miseria! Ma dove vai, io? Fermo, Li vado a ripiare, no? Ma non li puoi andare via, che poi ce ne starà a noi! No, Marino, lutte puttana! Stanno a scappare! Con la barella! Diamo l'allarme! Chiudi la porta! Ma che allarme? Sì, chiudi la porta! Ragione. Calma, calma! Fa piano, se non lo ridiamo andiamo a Gaeta stavolta. Dai, accidenti. Dai, presto. Puttana, dai. Che sorfe, un attimo. Dai. Oh, ci ho preso lo scalino. Requisiamo sto taxi. Dai. Segua quella macchina. Ma che segua? Insegua. E stai a guardare la grammatica. Dai, spingi. Corri. Mando loro. Ma c'è una pata qua. Ma che fa? Mentre il tassametro. E per forza ci siamo seduti dietro. Ma perché? Mannaggia, guardi che lei è requisito, sa. Mica sta a fare una corsa normale. Io... Noi dobbiamo prendere quell'auto. C'è un delinquente pericoloso. Porco, dobbiamo prendere a tutti i costi. Se non lo vogliamo, è responsabile lei. Ha capito? Ma c'è la matti. Io c'ho l'artrosi. Ma che c'ha l'artrosi? Dai. Viene che non può schiacciare il pedale. Corri! Rispondi al fuoco, dai, che possiamo, dai. Sta macchina non è mia, portate. Dai! Gli hai frantumato lo specchietto? Che devo fare? È ancora coperta da cambiati! Se lo ripiamo, come lo prendiamo con sta cariola? Ferma, Giovanotto! Giovanotto, ferma! Fermati! A te, discese! Porta, veloce! Muovere, che fa male la tua, vai! Ma contanti da signore! Porta, sbrigati, dai! Che tomo via comodo! Corri! Parti a razzo, dai! Cavolo, affonda tutto il piede, dai! Vecchio. Dai!
Sai che andiamo sotto processo se noi ripiamo. Li riprendiamo, li riprendiamo. Oddio! Guardatevi! Dai, Glauco. Vada! Attento. Dai. Eccoli là! Li vedi là, eccoli! Ma i freni ci fanno poco! Dai, spara, spara! Sparo! Spara! Spara con me! Provaci tu! Ma sta venendo il colpasso! Ma tu quanto si sta a matina? Lascia perdere, va, ho capito, lascia perdere, che me. State zitto, me la rompere i coglioni, oh. Non scovino sulla coscienza. È una situazione d'emergenza. La ammazzate, dai, andiamo. Boni, Boni. Oddio, che è? Ma che c'hai, fumoni come James Bond? Lasci su, oddio. Tenere, ci passo, ci passo. Oddio, che no, a sinistra, il tassinaro che me sbraccia! No, io devo saltare là, devo saltare là! Lasci su! Oh, ma che ne sei? Oh, campa a me! Ma che stai? Vai a dietro! Vai a dietro! E sta a me, sta a me! Andiamo! Dietro! Ma che fai? Mentruzzi e te dai! Oh! Franco, è fermo, te lascio perdere, no! Dai, Franco! Asenzio, oh, in garuta, damosi! Damosi! No, andiamo! Che è successo? Sgomma, sgomma! Sta qua! Oh, l'abbiamo preso! Diciamo che siamo stati noi! Non dovemo di niente, caridaglio! Però che culo che ci abbiamo avuto, Marie? Mettilo dentro, dai! Io passo dall'altra parte! Io salgo da qua, eh! Dai, da sinistra, scendi! Fuori, fuori! All'ospedale, presto! Ma porta al manicomio! Altro che ospedale! Via libera! Mi sei incastrata a bandoliere. Dai! Oh, questo è moribondo, ma pensa come è vivo l'animaccia sua! Animaccia, forse, zitto! Glauco! Oh! Sbrigati che non gliela faccio più! Un attimo, fammi mettere l'ossigeno, sennò... Questo peso! Il moribondo c'è muore! Via sto fio da una mignotta! Sì! Ossina, ammazzate pure in braccio, dovevo via. Stavolta non c'è scappi, sa. Non mi fido, te tengo sotto tiro. Glauco, ecco. Dammi una mano, dai, piano, dai, appoggiate. Piano. Dai, salta. Levati. Ossina. Cazzo, arabutto. Ti è andata male, non ha funzionato la corruzione. Mo te li riprendi, sti soldi. Era una brava persona per te, questa. Ci ha imbrogliato bene, capito? I panini, il salmone. Chiudi la finestra. Tutta colpa di quella stramaledetta busta che hai preso. Che ho preso? Te l'hai infilata di nascosto, sa? A tradimento. Sì. A mia insaputa. Però, Amari, quando volemo, siamo forti, eh? Siamo? Siamo proprio forti. Altro che sta a schiacci. Come no?